Ci sono un bel po' di dati macro questa settimana e poi c'è anche Bitcoin che, attenzione, sta facendo il massimo nella giornata di oggi di questa struttura ciclica un po' da attesa. Ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, il mercato è stato una chiamata, una fotocopia in questo periodo, ma ci sta anche perché comunque siamo nei mesi estivi, quindi pochi lavorati, va su e giù, ma poi alla fine ha fatto esattamente quello che doveva fare, cioè il massimo in questa parte. Vi farò vedere anche una struttura ciclica che potremmo essere vicini alla chiamata della chiusura ciclica mensile e quindi attention per i prossimi giorni. Il graficone gigantesco sulla total market cap della cripto per vedere dove siamo e che cosa stanno facendo le total market cap e soprattutto poi un'analisi mista fra Ethereum e Bitcoin in base alla posizione ciclica. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo aggiornamento Bitcoin Monday e lancio la moneta. Oh mio Dio, vediamo che è successo, esce Bitcoin ragazzi, quindi nella moneta ci dice che si sale questa settimana. Non ci prende da un po', secondo me è accaldata, sfasata dal clima estivo e sta andando così. Allora, subito andiamo al dunque, andiamo a vedere un po' di cosette e tra le altre cose ragazzi volevo anche dirvi che vi lascio in descrizione una promo per quanto riguarda BitGet, la solita promo che vi regalano dei soldi in pratica a tutti quelli che sono iscritti al link di BitGet attraverso il mio link, quindi anche i nuovi ma anche i vecchi iscritti, non solo i nuovi, con un deposito di $100 vi regalano $500 di posizione future. Attenzione ragazzi, c'è la leva, quindi significa che voi potete vendere immediatamente la posizione future e incassare il margine, non i $500, quindi il margine in base alla leva che vi danno, però potete anche mantenervi la posizione aperta se siete in direzione, magari fate anche un bel gain, è gratis. E vi lascio il link in descrizione della promo ragazzi, perché sta andando una bomba, quindi tutti i nuovi che si registrano e anche tutti i vecchi che sono già registrati dovete registrarvi sul link che vi mando, che è una pagina di iscrizione semplice, e da lì vi danno, seguendo appunto le regole, quella bonus $500 di posizione future, ve lo ripeto, e in leva, quindi poi se vendete subito incassate il margine direttamente, però vi stanno regalando praticamente soldi ragazzi. Allora andiamo a vedere la questione legata alla questione dei dati macro, una sfilza di dati macro, l'IPC della Europa mercoledì 31 luglio, la questione legata alla decisione del FONC il mercoledì, che però è assodato, non succederà assolutamente niente, quindi nella conferenza stampa del FONC ci saranno le classici aggiornamenti che magari potrebbero essere più importanti per quanto riguarda le decisioni della Fed, che però insomma secondo me confermeranno al 100% tutto quello che già ci aspettiamo. Sussidi di disoccupazione, che sono invece un dato ancora più importante, e l'ISM per quanto riguarda la questione dell'economia. Poi c'è il tasso di disoccupazione il venerdì 2 di agosto, ancora bassissimo per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi ancora fuori dal concetto del dobbiamo abbassare i tassi perché l'economia è in recessione, recessione che non se ne vede neanche l'ombra, tanto è vero che la scorsa settimana sono stati pubblicati i dati di un PIL addirittura in crescita, alcuni dicono i dati sono taroccati perché ci sono le elezioni che vogliono far vedere, ormai tutto è possibile ragazzi, quindi è inutile che ragioniamo su queste cose, però noi che facciamo? Cioè un dato diciamo che è inventato, cioè noi dobbiamo dire che quel dato è vero, no? Perché il dato comunque è stato chiaramente visionato, insomma, e viene pubblicato in base a delle statistiche, quindi un dato taroccato è una cosa abbastanza difficile e soprattutto è una cosa che comunque insomma lascia tracce, no? Immaginate si scoprono cose del genere, che succede? Allora andiamo a vedere per quanto riguarda invece la questione Bitcoin, prima l'analisi ciclica e tecnica, dopodiché guardiamo il dato sulle altcoin e poi il raffronto con Ethereum e guardiamo anche un pochino Nasdaq. Se facciamo così guardiamo subito Nasdaq, perché Nasdaq ha fatto la struttura di chiusura di questo ciclo trimestrale, vediamo se recupera, perché questo ciclo trimestrale è pronunciato. Attenzione che la natura di questa struttura ciclica, cioè un semestrale secondo al ciclo annuale che deve andare in chiusura teoricamente novembre, ottobre, novembre del 2024, chiamerebbe una fase
di rimbalzo che porta alla naturale conclusione di un movimento di questo tipo. Ovviamente questa è la natura del ciclo, della M ragazzi, non l'andamento dei prezzi, ma la natura delle fasi cicliche, quindi una fase di recupero che poi segue a una fase di down, ma non significa che adesso arriviamo qua. Non sto dicendo questo perché non ci sono dati al momento per vedere una cosa del genere, quindi bisogna prima attendere, però i cicli funzionano ad M, quindi si sviluppano in questi modi e teoricamente sul Nasdaq da qui dovrebbe iniziare il secondo trimestrale che poi concluderebbe l'annuale ciclico di Nasdaq e quindi questo trimestrale è, dovrebbe teoricamente essere spento, a meno di situazioni strane, insomma troncamenti ciclici, cambiamenti ciclici, qualche ciclo che è ternario, roba del genere. Se fa le cose normali, quelle standard, andrà a fare un leggero recupero e poi una fase down, perché questo significa che noi dovremmo avere una fase di laterale ribassista sui mercati classici fino almeno a novembre, ottobre-novembre, cioè fino alle elezioni degli Stati Uniti, laterale ribassista, nulla di fatto, poi tutto verrà rimandato probabilmente dopo le elezioni degli Stati Uniti. Andiamo a vedere la questione invece legata alla posizione ciclica di Bitcoin, che attenzione, ci aspettavamo nelle scorse settimane, ne avevo parlato tantissimo, il massimo doveva arrivare dopo la fase ribassista, così è stato, perché dal minimo di giovedì 25 luglio è partita la nuova gamba rialzista che ha fatto i massimi nella giornata di oggi, $70,000 nuovamente testati, ed è ancora una volta stata una super resistenza, perché nonostante ci stia provando, Bitcoin non riesce a rompere quest'area di resistenza. Attenzione, le shadow erano state pronunciate e anche questa è stata una shadow pronunciata, però qui abbiamo un'area di resistenza che è ancora dura e non si muove. Questa zona qui non riesce a romperla, BTC, e a rientrare in pratica nella quadratone, rettangolone anzi, di oscillazione che poteva anche avvicinarlo poi ai massimi storici. Al momento ci è andato vicino, però subito ritracciamento. Purtroppo i breakout di questo tipo hanno bisogno di una conferma almeno giornaliera, quindi è vero che nella giornata di ieri, che era domenica, è riuscita a chiudere a 68.002, però era domenica e c'era già stato vicino qui 68.158, e qui ragazzi niente da fare. Se infatti vi metto la linea, capite bene che qui siamo sull'area di resistenza, guardate qui ci sono doppi massimi e non c'è storia, non si muove da qui, quindi iper resistenza che ancora dura, e quanto è forte in questa fase soprattutto questa struttura di candela, che è una candela diciamo di inversione, in pratica sembra una evening star sporca, sostanzialmente una candela di inversione, potrebbe chiamare l'inizio della fase di chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, perché qui siamo su un 20 giorni, abbiamo le due ipotesi di cui avevamo già parlato nella scorsa settimana, cioè l'ipotesi che ci sia una possibilità di chiusura ciclica mensile classica intorno ai 30 giorni più o meno, 30-32, cioè nella settimana del martedì, lunedì 5 agosto circa, e quindi qui andremo a fare una roba del genere per poi iniziare una nuova struttura mensile. Altrimenti dovremmo essere in un ciclo di natura ternaria, un bimensile ternario, ne avevamo parlato, con una struttura fatta in questo modo, con un altro 20 giorni fatto così e poi il successivo fatto così. Al momento, se qui inizia una fase ribassista, vale la logica del mensile classico, perché il mensile classico è sempre la prima ipotesi da andare a verificare. Cioè l'ipotesi standard è quella che il mensile dura 30-35 giorni circa, quindi qui siamo al momento a 24 giorni dall'inizio di questo ciclo mensile di Bitcoin, anche arrivare a un 32 circa manca qualche giorno, in pratica da 24 aggiungendo 7-8 giorni arriviamo a 32 giorni,
e andiamo a chiudere il mensile. Quindi potrebbe essere che qui il mercato inizierà, ha fatto il suo massimo in pratica del ciclo mensile ed inizierà una fase laterale ribassista per chiudere. Deve scendere sotto questo minimo di 63.000 dollari, non è necessaria una cosa del genere, non è necessaria perché non serve in questo momento a livello ciclico che si vada sotto questo livello, potrebbe farlo ovviamente, può fare qualsiasi cosa, però non è necessario in quanto non ci sono vincoli di sorta, anzi ancora questo massimo deve essere poi ovviamente confermato nei prossimi giorni, cioè dovremmo avere una ridiscesa quantomeno intorno ai 65.000 dollari di Bitcoin. Se non scende sotto questo livello, cioè sotto la media mobile a quella a 11 periodi, la breve, al momento è solo un tentativo di breakout di questa resistenza che non ha avuto esito, tutto qui. Potrebbe anche ritentarlo domani, no? E non cambia niente, questo perché a livello operativo non c'è nulla da fare in questo frangente, a meno di operazioni di brevissimo periodo, quelle che riguardano i grafici a 5 minuti, 15 minuti, cioè cose comunque da trader intraday quasi o due giorni circa, non c'è nulla da fare perché le posizioni restano a linea di trend rialzista e quindi non cambia nulla. Una chiusura ciclica mensile sarebbe importante visionare se fosse molto ribassista, perché con una chiusura ciclica mensile molto ribassista dovremmo starci attenti, in quanto resta aperta l'ipotesi che su questo livello di minimo non ci sia la chiusura dell'annuale, o non sia stato chiuso l'annuale, bensì sia iniziato un trimestrale di raccordo dei due cicli annuali, che potrebbe con grande tranquillità creare una roba di questo tipo per poi andare a fare il vero lancio. Questa ipotesi è quella di cui vi ho parlato anche venerdì, ne parliamo nel prossimo video mercoledì e l'andiamo a valutare insieme. È l'ipotesi negativa, cioè quella che indica che l'annuale ancora non è stato chiuso su Bitcoin. Questa ipotesi è ancora in atto perché su tante altcoin esiste questo problema e dovremmo andarlo a valutare, come dalla chiusura di questo ciclo mensile già si vedrà tanto di questa ipotesi, perché se questo ciclo mensile non avrà forza o peggio ancora va a chiudermi in maniera molto ribassata una roba del genere, allora il pericolo aumenta, addirittura se poi chiude un mensile e inizia il prossimo è spento, ancora di più aumenta, allora lì cambiano anche le posizioni medio periodo, le lunghe no, ma le medio periodo cambiano, a quel punto bisogna proteggerle o uscire dalla posizione. Ma fino ad ora, in questo momento, non ci sono cambiamenti in termini operativi, almeno fin tanto che reggano i 65.000 dollari. Al di sotto dei 65.000 dollari si entra in una posizione neutrale per quanto riguarda questo trend e bisogna fare molta attenzione, perché sotto 65.000 dollari saremo in questa zona, vicini a questa zona di minimo, e quindi molto debole il mercato e rischiamo l'ipotesi che vi sto dicendo, insomma, che andremo a valutare. Quindi al momento operazioni di breve seguono, brevissimo, quelle in trading classico seguono le vostre strategie, le operazioni medie restano invariate, c'è il pericolo e il rischio che vi sto dicendo in corso, la possibilità che stiamo andando verso la chiusura mensile c'è, ma non è una cosa drammatica, ecco così. Valutiamo domani e dopodomani se ritenterà la rottura di quella resistenza che ancora non riesce. Ancora al momento non è stato invalidato nessun tipo di trend, come vi dicevo, perché non è sceso sotto quei livelli, ma comunque anche se volessimo un trend più veloce, insomma, considerate i 67/66, quindi prima di toccare quel livello non è cambiato assolutamente nulla a livello di medio periodo. Queste sono oscillazioni e devono esserci e restano tali, ragazzi, ok? Quindi attenzione, vediamo come chiudere questa candela, domani vedremo se riuscirà a recuperare con una bella verde questa shadow oppure no. Quindi in un caso o nell'altro cercheremo di capire se stiamo andando verso la chiusura mensile o meno, ma a livello operativo è solo una questione concettuale quella che stiamo dicendo, perché a livello operativo se non tocchiamo i livelli che vi ho detto non cambia, e lo ripeto, non cambia nulla. Allora, detto questo discorso, andiamo a vedere la questione
del grafico invece della total market cap, e quindi il grafico più importante per quanto riguarda la questione delle altcoin. Ciclo trimestrale iniziato l'1 luglio del 2024, grafico settimanale il più pulito che c'è. Questa struttura ciclica in questo momento ha tanto spazio di tempo, e quindi questo massimo, lo dico in maniera chiara ed evidente, non è sufficiente per un ciclo mensile iniziale di un nuovo ciclo annuale, è troppo basso. Quindi c'è necessità per le altcoin di spingere ulteriormente, altrimenti l'ipotesi che qui sia iniziato un trimestrale che raccordi i due cicli annuali e che quindi faccia una roba del genere è molto alta. E questa è l'ipotesi che si va a congiungere con quello che vi ho detto prima su Bitcoin. Mercoledì parliamo solo di questo, quindi ragazzi mi raccomando, intanto lasciatemi i pollicioni perché siamo in piena estate, quindi su quei pollici ragazzi mi date una mano, soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete anche i video sulle community che ne hanno necessità, dove è bello dare informazioni preziose e di qualità. Allora, questa zona qui deve essere valutata, ma è già, vi dico, settembre del 2024, metà settembre, quindi tutto agosto laterale ribassista sarebbe. Non è sufficiente questo massimo, dobbiamo assistere la prossima settimana o questa a un breakout che ci porti in questa zona, almeno 560 billion su questo ticker che è fatto con total market cap meno BTC, Ethereum e stablecoin. Se volete trovare il ticker nel mio link del canale Telegram in descrizione gratuito, ci sono i link su questi, nei messaggi pinnati trovate i link su questi ticker per crearli voi stessi in TradingView. Per quanto riguarda quindi questa fase, bisogna fare molta attenzione ai prossimi giorni, soprattutto questa e la prossima settimana. Siamo ancora a metà, prima della metà di questo ciclo trimestrale, è troppo presto, e soprattutto un massimo fatto in questa zona è assolutamente negativo, deve fare un nuovo massimo, deve spingere ancora, lo ripeto, deve spingere ancora, deve fare un nuovo massimo per scongiurare una fase laterale ribassista o anche peggio nei prossimi giorni. Quindi Bitcoin e altcoin si collegheranno tra un po', avremo la visione chiara, pulita, perfetta, come quando metto gli occhiali bifocali, e quindi è una visione perfetta da questo punto di vista. Ci vuole un po' di tempo. A livello operativo dovete tenere a mente questa questione per quanto riguarda le altcoin. Attenzione che poi se dovesse comunque fare una roba del genere, qui ci dà un buy, ragazzi, stellare, eh? Attenzione, perché questa cosa ovviamente poi la valutiamo con calma. Tra le altre cose, il mercato sta facendo veramente la fotocopia di cicli passati, veramente impressionante. Andiamo a fare l'ultimo confronto con Ethereum per quanto riguarda anche la regina delle cripto, a vedere cosa sta combinando. La regina delle cripto spenta anche in questa struttura di rimbalzo nella giornata di oggi, stessa identica cosa, recupera qualcosina rispetto a Bitcoin, ma non è cambiato nulla. La struttura di ETH è molto semplice, qui sembrerebbe iniziato una nuova struttura di almeno un semestrale ed ha fatto una fase di chiusura trimestrale, chiusura di un bimensile, un mensile insomma strano da 54 giorni, strutturato qui. Quindi o in questo punto è stato troncato un ciclo superiore, perché qui le shadow sono comunque leggermente inferiori, 28,6 è qualcosa e qui abbiamo 28,15, quindi nei minimi questo minimo del 5 luglio è inferiore, quindi questo ciclo anomalo potrebbe anche presupporre la possibilità che qui ci sia stato un semestrale più lungo che abbia fatto 162 giorni prima di iniziare qui un'altra struttura ciclica. È difficile, ragazzi, ETH. È difficile in questa fase perché non si muove granché, non dà segnali, una shadow di pochi dollari non è indicativa di nulla, proprio parliamo veramente di voler cercare appigli. A livello di fase ciclica non si evince granché, sembrerebbe qui iniziato un nuovo ciclo da 100 e passa giorni come i precedenti, e che quindi questo ciclo chiamerebbe la sua naturale conclusione,
verso metà di settembre del 2024, nuovamente chiamando quello che è il grafico precedente delle altcoin, che non è stato creato con Ethereum perché Ethereum è escluso da quel grafico, ma richiamando l'attenzione e la lente di ingrandimento su settembre 2024 come data importante. Anche perché se non ce la fa ETH, cioè se non spinge ragazzi sopra questo massimo e si riporta qui, allora è pericolosissima, così come il grafico che vi ho fatto vedere delle altcoin. Stesso identico concetto anche su Ethereum, sopra rigorosamente 3600. Se non sale sopra 3600 siamo in pericolo che vada a fare una roba del genere e chiuda in questo modo qui a settembre, quindi un altro mese qualcosa di difficoltà. Va bene, allora detto questo ragazzi, per oggi è tutto, buon inizio settimana e ovviamente noi ci vediamo nel scusate, ci sono altre chiamate, allora noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buon inizio settimana.